ci siamo scontrati con la dura realtà. Sì, ma allora intanto è l'inizio di una stagione, per cui i sistemi delle squadre sono molto da rodare, quindi è molto facile vedere degli alti e bassi, no? E una squadra poi come la nostra, che è molto giovane, abbiamo fatto sicuramente una bella partita a Perugia, stasera abbiamo giocato contro una delle squadre più forti e l'ha dimostrato in campo, quindi è una sconfitta sicuramente dura, ma da queste partite contro queste squadre bisogna sapere imparare, perché abbiamo potenziale, però il potenziale è fatto di tecnica e di anche tranquillità emotiva. Questa sera loro ci hanno messo da subito sotto con la battuta e il nostro fondamentale importante, che è l'attacco, non è andato, quindi, e di conseguenza anche il gioco poi abbiamo fatto molta fatica a trovare questo ritmo di cambio palla. Vorrei chiederti se sono più i meriti di Modena o poi i demeriti della tua squadra. Ma se io ti dico che giochiamo contro una delle squadre più forti è perché ci sono tanti meriti della squadra avversaria. Cioè Modena ha giocato molto bene, ha giocato bene in battuta, ha lavorato benissimo in difesa, ha degli attaccanti che oggi hanno fatto in tante situazioni una grande differenza. Questo, ma è una squadra anche collaudata, cioè nel senso che dalla squadra dell'anno scorso loro hanno inserito il centrale più forte del mondo, quindi ha cambiato un giocatore, ma è che tipo di giocatore? Questa sera ha dato tante volte dimostrazioni di quanto è forte questo giocatore. Però a parte questo, cioè ripeto, abbiamo avuto sia nel primo set che nel terzo set alcune possibilità di rientrare a giocare il punto a punto, non le abbiamo sfruttate, ma soprattutto per il nostro attacco. Dopo, quando hai quell'occasione la devi saper sfruttare, non l'abbiamo fatto e abbiamo pagato. Ma ripeto, non faccio drammi, come non mi sono illuso domenica scorsa a Perugia, cioè è un campionato lungo, è un campionato dove noi dobbiamo fare tanta strada, per cui ci vuole pazienza, come l'ho detto prima, lo dico anche oggi, insomma, non cambia il nostro lavoro. Con il tuo realismo, ma anche con la tua ambizione, questo campo è colmabile durante questa stagione oppure sono veramente fuori categoria? Ma io... cioè io quando dico una cosa è perché credo in quello. Se io dico la nostra squadra non ha limiti, non ha limiti. Per cui non è che perché ho perso oggi, allora dico ok, smettiamo di giocare. Non è così, assolutamente. Ripeto, la pallavolo è bella perché ti dà tante possibilità. Devi saper lavorare. Quando è un gruppo che ha potenziale devi lavorare. La squadra deve crescere. Questo è crescere nel proprio sistema. Poi si cresce anche individualmente. Quindi... lavoro, cioè ripeto, bisogna avere pazienza, bisogna, ripeto, credere molto in quello che si fa. Riesci a lavorare in questo mese terribile che mi sta aspettando? Si lavora, cioè è un mese che non è che riguarda solo noi, sono tutte le squadre, per cui ripeto, non dobbiamo guardare questo, dobbiamo guardare esclusivamente a quello che dobbiamo fare per migliorare il nostro gioco. Se abbiamo un'ora la sfruttiamo al 100%, quindi si sfruttano le partite. In questo non dobbiamo essere pessimisti, cioè dobbiamo sempre guardare a quello che bisogna fare. C'è sempre spazio per migliorare, sempre.